caffè notturno in una stazione di campagna. Sarà passata da poco la mezzanotte. L'uomo dal fiore in bocca, seduto ad uno dei tavolini, osserverà a lungo in silenzio l'avventore pacifico che, al tavolino accanto, succhierà con un cannuccio di paglia uno sciroppo di menta. L'avventore ha perso da poco il treno. L'uomo dal fiore in bocca, di Luigi Pirandello, di Citore, Armando Carrubba. Lo volevo dire. Lei è un uomo pacifico, e ha perduto il treno, lo so, per un minuto. È arrivato alla stazione e se l'è visto scappare davanti. Poteva corrergli dietro, ma già con tutti quei pacchi, pacchetti, pacchettini, era più carico di un somaro. Ma doveva essere bello, sa che cosa avrei fatto io? Li avrei lasciati in vettura. No, non dica la sua moglie, le sue figliole, strillare. Mi ci sarei spassato un mondo. Lo so cosa sono le donne in villeggiatura, dicono tutte che non hanno bisogno di niente e sono capaci anche di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi appena arrivano in un paesello qua dei dintorni più brutto e più misero e larcio e più imbizzarriscono a parlarlo con tutte le loro galanterie più vistose. Le donne, caro signore, del resto è la loro professione. E così Obella ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione. Ah, non si preoccupi, saranno tutte ben legate, lo immagino, con quell'arte speciale che mettono i giovani di negozio nell'involtare la roba venduta. Che mani! Un bel foglio grande di carta doppia, rossa, levigata, che per se stessa è un piacere vederla così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirle la fresca carezza. La stendono sul banco e poi, con garbo disinvolto, vi colcano su in mezzo una stoffa lieve ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro e ci fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un più per amore dell'arte. Così ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte, allungano una mano alla scatola dello spago, tirano per farne scorrere quanto basta a legare l'involto e legano così rapidamente che lei non ha neanche il tempo d'ammirare la loro bravura, che già si vede presentare il pacco col cappio pronto a introdurvi il dito. caro signore, intere giornate ci passo. Sono capace di stare anche un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la vetrina. Mi ci dimentico. Mi sembra vorrei essere veramente quella stoffa là di seta, quel bordatino, quel nastro rosso celeste che le giovani di merceria, dopo averlo mostrato sul metro, ha visto come fanno? Se lo raccolgono a numero 8 attorno al pollice e al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo. Guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega con l'involto appeso al dito in mano o sotto braccio. Li seguo con gli occhi finché non li perdo di vista, immaginando. Quante cose immagino. Lei non può farsene un'idea. Ma mi serve.
mi serve questo, mi serve attaccarmi così, dico con l'immaginazione alla vita, come un rampicante attorno alle sbarre di una cancellata, non lasciarla mai posare un momento l'immaginazione, aderire, aderire con essa continuatamente, alla vita degli altri ma non della gente che conosco, no, no, a quella non potrei, ne provo un fastidio se sapesse, una nausea. Alla vita degli estranei intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare liberamente ma non a capriccio, anzi tenendo conto delle minime apparenze scoperte in questo o in quello, e se sapesse quanto e come lavora, fino a quando riesco ad addentrarmi. Vedo la casa di questo e di quello, ci vivo, mi ci sento proprio fino ad avvertire, sa, quel particolare alito che cova in ogni casa, nella sua, nella mia, ma nella nostra noi non l'avvertiamo perché è l'alito stesso della nostra vita, mi spiego? E vedo che lei dice di sì. Piacere, ci provo io. Mi dica un po', è stato mai a consulto da qualche medico bravo? No, non s'allarmi, glielo domando così, per sapere se ha mai veduto in casa di questi medici bravi la sala dove i clienti stanno ad aspettare il loro turno per essere visitati. Come? Ci ha portato una sua figliola, no? No, 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 non voglio sapere. Dico, quelle sale, ci ha fatto attenzione? Divano di stoffa scura, di foggia antica, quelle seggiole imbottito, spesse scompagne, quelle poltroncine, roba da combinazione, roba da rivendita, messa lì per i clienti, non appartiene mica alla casa. Il signor dottore ha per sé e per le amiche della sua signora un ben altro salotto, ricco, bello. Chissà come striderebbe quel che è la seggiola, qualche poltroncina di quel salotto portata qua, nella sala dei clienti, a cui basta questo arredo così alla buona, decente, sobrio. Vorrei sapere se lei, quando andò con la sua figliola, guardò attentamente la poltrona o la seggiola su cui stette seduto, aspettando. No, già, perché non era malato. Ma neanche i malati spesso ci badano, compresi come sono nel loro male. Eppure, quante volte certuni stanno lì intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciolo lustro di quella poltrona su cui stanno seduti, pensano e non vedano. Ma che effetto fa? Quando poi si esce dalla vista, riattraversando la sala, il rivedere la seggiola su cui poc'anzi, in attesa della sentenza, sul nostro male ancora ignoto stavamo seduti, ritrovarla occupata da un altro cliente, anch'esso col suo male segreto, là, vuota, impassibile, in attesa che un altro qualsiasi venga ad occuparla. Ma che dicevamo? Ah, già, il piacere dell'immaginazione. Chissà perché ho pensato subito a una seggiola di quelle sale dei medici dove i clienti stanno in attesa, in attesa del consulto. Non vede la relazione? Neanch'io, ma è che certi richiami di immagini tra di loro sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da ragioni ed esperienze così singolari che l'uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassimo di farne uso. Niente di più illogico di spesso di queste analogie. Ma la relazione forse può essere questa, guardi. Avrebbe piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a sedersi su loro in attesa del consulto, che male covi dentro, dove andrà, che farà dopo la visita? Nessun piacere. E
detto sia. Nessuno. Vengono tanti clienti ed esse sono là, povere seggiole, per essere occupati. Ebbene, è anche un'occupazione simile la mia. Ora mi occupa questo, ora cura quello. In questo momento mi sta occupando lei. E creda che non provo nessun piacere del treno che ha perduto, della famiglia che lo aspetta in villeggiatura, di tutti i fastidi che posso supporre in lei. E ringrazi a Dio che sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro Signore. Io dico che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così, senza piacere, senza punto interessarmene, anzi, per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca, vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. E questo è da dimostrare bene, sa? Con prove, esempi continui a noi stessi implacabilmente, perché, caro Signore, non sappiamo da che cosa sia fatto, ma c'è, ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gola, il gusto della vita che non ci soddisfa mai, che non ci può mai soddisfare, perché la vita nell'atto stesso che la viviamo è sempre così ingorda di se stessa che non si lascia assaporare. Il sapore nel passato che ci rimane vivo dentro. Il gusto della vita ci viene di là, dai ricordi, che ci tengono legati, ma legati a che cosa? A questa sciocchezza qua, a queste noie, a tante stupide illusioni, insulse occupazioni, sì! Questa che ora qua è una sciocchezza, questa che ora qua è una noia, e arrivo fin anche a dire questa che ora per noi una sventura, una vera sventura, sì Signore, a distanza di 4-5 decenni, chissà che sapore acquisterà, che gusto queste lacrime. E la vita, per Dio, al solo pensiero di perderla, specialmente quando si sa che è una questione di giorni. Ecco, vede! Dico là, nel cantone, ecco, vede l'ombra di donna, ecco, si è nascosta. La vede? È mia moglie. Mi sorveglia da lontano e mi verrebbe crederla ad andarla a prenderla a calci, ma sarebbe inutile. È come una di quelle cagne spardute, ostinate, che più lei le prende a calci e più ti si attaccano alla calcagna. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può immaginare. Non mangia, non dorme. Mi viene appresso giorno e notte, così a distanza. E si curasse almeno di spolverarsi quella ciabatta che tiene in capo, gli abiti. Non mi pare più una donna, uno strofinaccio. Le si sono impolverati per sempre anche i capelli qua sulle tempie, e appena 34 anni. Fa una stizza che lei non può credere. Le salto addosso, certe volte le grido in faccia, stupida, scrollandola. Si piglia tutto, resta lì a guardarmi con certi occhi che, le giuro, mi fanno venire qua le dita una selvaggia voglia di strozzarla. Niente. Aspetta che mi allontani per rimettersi a seguirmi a distanza. Ecco, guardi, sporge di nuovo il capo dal cantone. La vede? Ma che povera signora, che dice, vorrebbe, capisci? Capisce, vorrebbe che io me ne stessi a casa, quieto, tranquillo, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorose e sviscerate cure, a godere dell'ordine perfetto di tutte le stanze, della lindura di tutti i mobili, di quel silenzio di specchio che c'era prima in casa mia, misurato dal tic-tac della pendola del salotto da pranzo. Questo vorrebbe.
Io domando ora a lei, per farle intendere l'assurdità, ma non che dico l'assurdità, la macabra feroce di questa pretesa, le domando se crede possibile che le case d'Avezzano, le case di Messina, sapendo del terremoto che lì a poco le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto starsene tranquillo sotto la luna, ordinate in fila lungo le strade, le piazze, obbedienti al piano regolatore della Commissione Edilizia Municipale. Case, per Dio, di pietra e travi, se ne sarebbero scappate. Immaginate i cittadini di Avezzano, i cittadini di Messina, spogliarsi, placidi, tranquilli, per mettersi a letto, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dall'uscio, cacciandosi sotto le coperte, godere del candor fresco delle lenzuola di bucato, con la coscienza che fra poche ore sarebbero morti. Le sembra possibile? Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani e schifosi che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso. Lei passa per la via. Un altro passante d'improvviso lo ferma e cauto, con due dita protese, le dice: scusi, permette, lei, egregio signore, c'ha la morte addosso. E con quelle due dita protese la piglia e la butta via. Sarebbe magnifica, ma la morte non è come uno di questi insetti schifosi. Tanti che passeggiano disinvolti alieni forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede ed essi pensano quieti e tranquilli a ciò che faranno domani e doman l'altro. Ora io, caro signore, ecco. Venga, venga qua. Qua, sotto questo lampione, venga. Le faccio vedere una cosa. Guardi qua, sotto questo baffo, qua, vede? Vede che bel tubero violaceo? Sa come si chiama questo? Un nome dolcissimo, più dolce di una caramella. Epitelioma si chiama. Pronunzi, sentirà che è dolcezza. Epitelioma. La morte, capisce, è passata, ha ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto: tienitelo caro, ripasserò fra 8 o 10 mesi. Ora mi dica lei se con questo fiore in bocca io me ne posso stare tranquillo a casa e quieto come quella disgraziata vorrebbe. Le grido: ah, sì? Vuoi che ti baci? Sì, baciami, baciami. Lo sa che cosa ha fatto? Con uno spillo l'altra settimana si è graffiato qua sul labbro e poi mi ha preso la testa e mi voleva baciare. Baciare in bocca, perché dice che vuol morire con me. È pazza! È pazza! A casa non ci sto. Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe io ad ammirare la bravura dei giovani di negozio, perché lei capisce, se mi fa un momento di vuoto dentro, lei lo capisce, posso anche ammazzare come niente tutta la vita di uno che non conosco, cavare la rivoltella e ammazzare uno come lei, per disgrazia, abbia perduto il treno. No, 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 tema, caro signore, io scherzo, me ne vado. Ammazzerei me piuttosto. Ma ci sono di questi giorni certe buone albicocche? Come le mangia lei? Con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà. Si premono con due dita, per lungo, come due labbra succhiose. Ah, che delizia! Mi ossequi la sua segregia signora
E anche le sue figliole in villeggiatura me le immagino vestite di bianco e celeste in un bel prato verde in ombra. E mi faccia un piacere. Domani mattina, quando arriverà, mi figuro che il paesello disterà un poco dalla stazione. All'alba lei può fare la strada a piedi. Il primo cespuglietto d'erba sulla proda. Ne conti i fili per me. Quanti fili saranno? Tanti giorni ancora io vivrò. Ma lo scelga bello grosso, mi raccomando, eh. Signore, lo scelga bello grosso. Buonanotte, caro signore!